Giappone che vuole di fatto dare un via libera a un nuovo invio di armamenti, a un nuovo invio di armi a media e lunga gittata. Parliamo di armi che possono colpire a 30 km di distanza, ma anche a 80 km di distanza. Quindi di fatto aumentare quello che è l'intensità, ma anche il prolungamento di una guerra scellerata che porta soltanto a devastazione e distruzione. Abbiamo chiesto più volte in Parlamento non soltanto di fermare immediatamente questa guerra, un immediato cessato del fuoco, negoziati veri, dialogo e pace, ma abbiamo chiesto anche ai ministri Guerini, al ministro Di Maio, al premier Draghi di venire a riferire in aula, di informare il Parlamento, di informare i cittadini che hanno più volte espresso fuori che questo paese è contro la guerra e per la pace. E quello che è interessante vedere è che di fatti il Parlamento è completamente esautorato, anzi Draghi ha ribadito negli scorsi giorni che qualora loro venissero, governo, andassero in Parlamento a riferire quello che stanno facendo in questo momento, esattamente il governo verrebbe commissariato al Parlamento. È un ossimoro, l'Italia è una repubblica parlamentare, l'Italia vede di fatto la parte legislativa nel Parlamento, non nell'esecutivo, è l'esecutivo che deve rispondere a quello che sono le istanze dei cittadini e del Parlamento. Quindi io proprio qualche giorno fa ho ribadito la richiesta al ministro Guerini di venire a intervenire e mentre io venivo a riferire in aula e chiedevo di fatto l'intervento del ministro Guerini, esso andava al NATO Summit per decidere non soltanto delle scelte scellerate e un aumento di guerra, ma anche quello che riguardava proprio la scelta di quello che vuole vedere l'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO contro un patto scellerato, e cioè quello di dare il via libera a quello che sono i diritti per i curdi, i diritti per un Kurdistan libero e democratico. E anche questo è vergognoso perché nessuno ne parla. Ci sono cittadini A e cittadini B, ci sono diritti umani A e diritti umani B. Per gli ucraini sembra esserci, e ben venga un'accoglienza importante, per tutti gli altri paesi invece ci sono orecchi da mercante. Io voglio ribadire che in questo momento, purtroppo, in questo mondo ci sono molteplici conflitti, parliamo di ben 59 guerre attive, parliamo di oltre 100 conflitti attivi. Ricordatevi che in questo momento in Siria, in Yemen, in Palestina, in Afghanistan continuano guerre e conflitti e di fatto su questo non c'è alcuna risposta. E questo è anche importante ribadire perché anche qui oggi è quella la risposta importante. No a queste guerre, ogni guerra porta devastazione e distruzione, ogni invio di armi porta al prolungamento di una guerra e non alla fine di questo. E tra l'altro un altro punto importante è che non lo dico soltanto io, lo dice anche Kurt Volker, già ambasciatore degli americani alla NATO, che ha detto chiaramente l'altro giorno alla stampa di qual è la strategia della NATO, e cioè di congelare in questo momento questa guerra a bassa intensità, rifornire l'Ucraina con altre armi, ovviamente a media lunga gittata, per poi riprendere la controffensiva in autunno, ovviamente in questi mesi aumentando non soltanto l'invio ma anche la produzione. E questo è un altro punto scellerato, mentre in questo momento l'Italia, ma anche tutto il mondo, ha bisogno di altre sovvenzioni, di altre risposte. Siamo appena reduci di 2 anni di periodo gravissimo e pesantissimo di Covid, con risposte adeguate che servono sul fronte del lavoro, della sanità, del sociale, dell'ambiente, della transizione ecologica. L'unica risposta che il governo riesce a dare è aumentare le spese militari a 13 miliardi di euro e tagliare le spese a sanità e a istruzione. È uno scempio questo. E difatti anche vedere che ogni volta che si chiede riforme strutturali su quello che è in questo momento la necessità, di fatto parliamo proprio in questi giorni di quello che sarebbe necessario come il salario minimo, come una lotta concreta al cambiamento climatico e alla siccità, di fatto l'unica risposta che si riesce a dare è soltanto quello di inviare armi, di fare basi militari come quella a Coltano, oppure di fare un aumento della spesa militare. Questo per noi non può essere la scelta, questo per noi non può essere la soluzione. Quindi io ringrazio stasera tutte e tutti per essere qua. È anche bello essere tutti uniti qua stasera per dire che di fatto un'alternativa e una scelta diversa c'è, e quella la stiamo costruendo in questo momento. Una scelta che vuole dare anche una prospettiva concreta di quello che vuole essere un'Italia, che vuole essere un'Italia del dialogo, della pace, di una risposta concreta ai cittadini, dei loro bisogni e delle loro istanze.
Da noi la politica deve partire dal basso, da noi la politica deve fare in modo che le esigenze siano rispettate e che di fatto il governo risponda a quello che sono i bisogni attuali. E questo è sicuramente il nostro modo, la nostra volontà di portare avanti. Sicuramente in Parlamento noi continueremo a lottare lunedì manifesta insieme a pochi altri parlamentari affinché vi sia un chiaro no a questa guerra, no all'invio di armi e un chiaro sì alla pace. Siamo pochi ma siamo sicuramente determinati e di fatto l'importante è vedere che noi dobbiamo essere portavoce di quello che sono le richieste degli italiani. Gli italiani hanno parlato più volte chiaro è molto chiaramente un no a questa guerra, un no a questa scelta accelerata di trasformare questo paese che vede in Costituzione un ripudio alla guerra invece a essere co-belligerante e fare orecchie da mercante in tutti gli altri conflitti. Quindi vi ringrazio molto di essere qua, è importante fare in modo che sia unione e convergenza, perché di fatto soltanto insieme riusciamo a portare avanti quello che è la volontà di fatto del popolo italiano, e cioè di far cessare immediatamente questa guerra, rispondere alle esigenze concrete del popolo italiano e di tutti i cittadini qua e fare in modo che sia finalmente una risposta chiara che è la pace. Grazie. La chiamiamo a Emma, dai, veni a intervenire a Maurizio Cerbo, segretario del Partito della Rifondazione Comunista. Beh, innanzitutto credo che facciamo bene a stare in piazza, perché non sono più tempi per stare al chiuso, non è una questione di clima, è una questione di riprendere la strada, di stare in mezzo alle persone. Questo paese è stato desertificato, il Partito Democratico è peggio di un erbicida per la nostra democrazia. Questo è un paese in cui regna una asfissiante pace sociale, verso le minoranze che protestano e lottano c'è repressione. Noi abbiamo bisogno di riprendere le piazze, perché quello che sta accadendo è gravissimo. Draghi è andato al summit di Madrid, ha firmato sostanzialmente che l'Italia fa parte di una nuova alleanza, che non è manco la vecchia alleanza. L'Italia sostanzialmente è già stata arruolata non solo per la guerra con la Russia, ma pure per la guerra contro la Cina. Tutto questo accade al di fuori di qualsiasi serio confronto democratico del Paese, e accade perché tutte le forze politiche principali presenti in Parlamento e anche di Giorgia Meloni, sovranista verso i poveri cristi che arrivano coi barconi, non verso gli Stati Uniti d'America, in quel caso sono più sdraiati dello stesso Partito Democratico, sono tutti d'accordo sull'obbedienza alla NATO. Ora, quello che sta accadendo è davvero grave perché in questo Paese noi vogliamo costruire la convergenza dei movimenti, delle lotte, dei non allineati, per ora c'è la convergenza di lor signori, dell'establishment, della classe dirigente. Abbiamo il partito unico della guerra, che è stato già il partito unico della precarizzazione del lavoro, delle privatizzazioni, della strage dei diritti di lavoratrici e lavoratori. Quello che è accaduto a Madrid è molto grave, però dice la verità sulla guerra. Primo, lo scambio infame che c'è stato sulla pelle del popolo curdo, per cui paesi che un tempo avevano una gloriosa tradizione di neutralismo. Io voglio ricordare che la Svezia di Olaf Palme condannò la guerra in Vietnam, cioè condannò gli Stati Uniti, si schierò con il Nicaragua sandinista, con Mandela e col Sudafrica contro il regime dell'apartheid, quando Stati Uniti e Gran Bretagna lo sostenevano. C'era un paese neutrale e progressista. Oggi abbiamo assistito davanti alle telecamere alla grande vittoria della NATO. Qual è la vittoria della NATO? Che Stoltenberg e Biden hanno convinto Svezia e Finlandia a firmare che i curdi che fuggono e che hanno trovato rifugio negli ultimi decenni in Finlandia e Svezia debbono stare attenti, che per ben 33 si chiede l'estradizione in Turchia. Hanno ottenuto che si rinuncia all'embargo sulla fornitura delle armi alla Turchia. Hanno ottenuto anche qualcosa di più. La Svezia era un paese che aveva deciso quello che dovrebbe decidere tutta Europa, di cancellare il partito dei lavoratori del Kurdistan di Öcalan dall'elenco delle organizzazioni terroristiche. Invece
Gli uomini e le donne che hanno fermato l'ISIS a Kobane tornano a essere terroristi anche per la Svezia. Guardate che è una cosa di un'infamia enorme. Pensate se Pertini, Nenni e gli altri antifascisti fuggiti a Parigi fossero stati consegnati a Mussolini negli anni 30, o se gli eroi del Risorgimento come Mazzini, a cui sono intitolate le nostre piazze, venivano riconsegnati dagli inglesi agli austriaci. Questa è una pura infamia. E di questa infamia, questa sarebbe la vittoria della NATO celebrata davanti alle telecamere da tutti gli statisti dell'Occidente. Ecco, la verità della guerra sta tutto in quell'accordo, che dei diritti umani e della democrazia non gliene frega una beniamata cippa, né agli Stati Uniti né ai governi d'Europa. Perché se gli interessassero i diritti umani, per cui hanno già fatto milioni di morti bombardando e esportando la democrazia e con cui hanno giustificato il sostegno e la guerra in Ucraina, beh, quell'accordo non ci sarebbe. Ma c'è stato anche un altro fatto, vedete, noi stiamo ripetendo da mesi il nostro dissenso sull'aumento delle spese militari. Deve essere chiaro una cosa, che l'aumento delle spese militari non solo è una vergogna perché è uno spreco di risorse mentre si continuano a tagliare i fondi per la scuola o per la sanità anche col governo Draghi, anche col PNRR, ma è una vergogna ed è un pericolo, perché è evidente che l'aumento delle spese militari serve a blocco occidentale per preparare la guerra con la Cina, non basta la Russia. Ed è parallela la richiesta fatta in Europa ai governi europei, compresi la Germania, a quella che è stata fatta al Giappone, a quella che viene fatta all'Australia. Cioè c'è un blocco bianco occidentale che al posto di costruire un nuovo ordine multipolare di pace si prepara alla guerra e punta a regolare le contraddizioni della globalizzazione per via militare. A tutto questo io credo che noi ci dobbiamo opporre con la consapevolezza che una volta noi eravamo i sovversivi, gli illegali, quelli che facevano le disobbedienze. In realtà oggi in Italia è la classe dirigente a essere nell'illegalità. Siamo in mano a un Parlamento in cui c'è l'arco incostituzionale. La legalità costituzionale la rappresentiamo noi. I partigiani e le partigiane ci hanno lasciato l'articolo 11, cioè una visione del ruolo dell'Italia nel mondo. Quella che invece stiamo vedendo è un ritorno a un vecchio imperialismo, a quello che è il vero volto dell'Occidente. Adesso mi daranno del putiniano. Qui io francamente voglio dirla in maniera chiara. Noi dobbiamo rifiutare questa propaganda assolutamente assurda. Personalmente non ho nulla da spartire con Putin e molto con Lenin, ma ognuno poi ha le sue opinioni in merito, ma è assurdo accusare chi si batte contro la guerra in Italia o in Europa o negli Stati Uniti di essere filo putiniano. È la stessa accusa che in Russia viene fatta a chi si batte contro la guerra dicendogli sei filo americano. Allora io voglio dirlo in maniera chiara, io sono filo russo, nel senso che amo la grande letteratura russa, Dostoevsky, Gogol, Tolstoi, e sono anche filo americano, sfido qualsiasi politicante del PD, di Forza Italia, eccetera, a fare un dibattito con me sulla letteratura americana, sul rock, sul punk, l'hip hop e sul cinema. Li sfido tutti, da Casini a Enrico Letta, su qualsiasi tema. Sono un vero filo americano e un filo russo. Noi dobbiamo rifiutare questa idea che torniamo all'epoca dei nazionalismi e degli imperialismi a scannarci per questo tipo di ideologie. Noi rifiutiamo l'idea che nel XXI secolo, al posto di investire le risorse e la cooperazione internazionale sulla lotta contro il cambiamento climatico, sulla lotta alla povertà e l'esclusione, sulla lotta per il diritto alla casa, alla salute, a un lavoro dignitoso per tutti, noi dobbiamo investire risorse su risorse per andare verso la terza guerra mondiale.
ed è per questo che va rifiutata l'ideologia dell'Occidente, l'idea che ci sarebbe un Occidente che rappresenta il bene contro il resto del mondo che è il male. Le cose sono più complicate, noi non facciamo parte e siamo contro l'Occidente che fa morire migliaia di persone del Mediterraneo, che è il più grande cimitero del pianeta. Siamo contro l'Occidente che produce stragi come quella di Ceuta e Melilla di pochi giorni fa. Siamo contro l'Occidente che ha ridotto in macerie interi paesi. Siamo contro l'Occidente che sfrutta i popoli del sud del mondo. E lo siamo senza essere a favore assolutamente di Putin, che a noi sembra essere una cattiva imitazione di questo Occidente. Lo siamo con una consapevolezza, e su questo chiudo, che va rifiutato il ricatto morale che noi non vogliamo aiutare il popolo ucraino. A ogni ucraina e ucraino che incontriamo dobbiamo ripetere, salve ai bandieristi con cui è difficile parlare, ma alle tante lavoratrici e lavoratori che sono in questo paese, che loro sono carne da cannone per una strategia degli Stati Uniti e della NATO che prevede una guerra lunga, una guerra che duri, in cui gli affari sono per l'industria bellica multinazionale e i morti ce li mettono gli ucraini e i russi. Questa strategia è una follia, è stata una follia e un crimine che l'Italia e gli altri governi della NATO abbiano dichiarato che l'Ucraina poteva entrare nella NATO. Non era la posizione dell'Italia nel 2008, non era la posizione della Germania, della Francia. L'Ucraina è giusto che sia un paese neutrale, anzi se ci dicono ma come voi no, facciamo diventare anche l'Italia un paese neutrale, perché i blocchi militari vanno superati, è dal 91 che non c'è il patto di Varsavia, non si capisce perché la NATO debba arrivare lì. Questa provocazione che tutti sapevano avrebbe portato alla guerra insieme alla violazione degli accordi di Minsk ha dato l'occasione al nazionalismo russo per negare l'esistenza stessa dell'Ucraina come paese indipendente. E allora su questo noi dobbiamo essere chiari, gli ucraini sono in questo momento carne da cannone. Noi chiediamo la pace per gli ucraini, la chiediamo per i russi e chiediamo che l'Europa si liberi, e questa è una piattaforma che noi dobbiamo estendere agli altri paesi, come stiamo facendo con le altre forze pacifiste di sinistra, da Podemos, Unidas Podemos, fino ai compagni francesi della Nupé, negli altri paesi europei. C'è stata sabato a Madrid una grande manifestazione contro la NATO. Noi dobbiamo liberare l'Europa dalla NATO, dobbiamo fare dell'Europa e dell'Italia una piattaforma di pace e non una piattaforma di guerra. Questo è il progetto scritto nella Costituzione nata dalla Resistenza. Ed è su questo che noi credo dobbiamo continuare a insistere, con la consapevolezza che in questo momento è in gioco non le manovre di quattro politicanti che guardano i sondaggi e votano per inviare le armi e poi diventano pacifisti, però non fanno cadere il governo. Questi sono giochi di palazzo. In questo momento in Europa è in gioco invece il futuro dell'umanità. Il rischio di guerra atomica è concreto. Noi siamo in mano a dei dottor Stranamore e contro tutto questo sterminismo dobbiamo costruire un movimento per la pace e io spero anche un'alternativa politica in questo paese, perché abbiamo bisogno di portare anche dentro le istituzioni la voce del dissenso e della rottura. Oggi ci sono alcune parlamentari come Iana che portano questa voce, dobbiamo fare in modo che questa voce divenga più forte insieme alle lotte per il lavoro, per i diritti di chi lavora, perché il lavoro se si può vivere di rendita anche meglio, per i diritti di chi lavora e per l'ambiente. Questo è un obiettivo fondamentale su cui spero costruiremo un grande schieramento di unità popolare di cui in Italia c'è bisogno, contro il partito unico della guerra. Grazie Maurizio. Chiamo a parlare Marta Collot, portavoce nazionale di Potere al Popolo.
Oggi siamo qua in piazza Bologna come in tante altre città, siamo scesi in piazza dall'inizio di questa guerra. Siamo in piazza per dire chiaramente il nostro no a questa guerra, ma non solo, siamo in piazza per dire che noi siamo contrari a questo modello che ci vogliono imporre, contrari alla barbaria che il modello di questa società di sviluppo occidentale sta imponendo all'intero pianeta. Siamo qui non solo per difendere il diritto alla vita, alla sopravvivenza dell'intero pianeta e dell'intera umanità, perché questo stanno facendo oggi e lo stanno facendo non dal primo giorno in cui è iniziata questa guerra, lo stanno facendo dagli otto anni fa quando è iniziata la guerra in Donbass, lo stanno facendo da 30 anni nel momento in cui è finita l'epoca bipolare e si è iniziato il modello occidentale, ha provato a imporsi, ha provato a mettere in campo un modello basato sulla concorrenza tra i territori, tra le persone. E oggi cosa significa essere contrari a questa guerra? Non è come chi lo dice a parole e poi continua invece a soffiare venti di guerra che ci stanno portando davvero sull'orlo della terza guerra mondiale, perché l'esito è già stato detto, ma l'esito del vertice NATO è un esito che davvero parla del rischio dell'olocausto nucleare, del rischio della terza guerra mondiale. Le parole e l'escalation di guerra e di violenza che stanno venendo portate avanti, continuare sulla strada di inviare armi in Ucraina, significa davvero portare l'intera umanità sull'orlo del baratro. E lo vediamo già quali sono poi le conseguenze che già stiamo pagando con l'economia di guerra, che già in un paese e in un mondo che dopo 2 anni di pandemia era lo stremo, in cui già la gente non riusciva ad arrivare alla fine del mese. Oggi l'economia di guerra sta facendo pagare sempre a noi, a sempre gli stessi, sempre ai popoli del mondo, le cause di una guerra che vogliono solamente i potenti di questa terra. E allora una cosa, noi siamo contro la barbarie che questo modello ci impone, ma siamo anche qua per denunciare l'ipocrisia che questo modello di sviluppo, che i loro signori vogliono portare avanti. E lo vediamo da tantissimi temi, lo vediamo sul tema ambientale, su cui l'Unione Europea ha basato, si è riempita la bocca negli ultimi anni, su cui anche il nostro governo, lo vediamo, addirittura ha messo su il ministro Cingolani, il ministro della transizione ecologica, una transizione ecologica che dopo un minuto hanno gettato nel cesso dall'inizio di questa guerra. Si sta parlando di tornare al fossile, di tornare al nucleare, si sta cercando ormai la provocazione di Draghi su dover scegliere tra la pace e i condizionatori, si sta parlando addirittura di tornare a razionare l'acqua, a razionare il gas e l'energia. Di questo stiamo già parlando e già fa parte delle nostre vite. Un'ipocrisia che vede da un lato appunto un governo che si riempie l'Unione Europea, che però ha provato a rilanciarsi parlando di Next Generation EU, parlando delle nuove generazioni, delle donne, dei diritti civili, dell'ambiente. Poi lo vediamo nella concretezza cosa sta facendo. Sta di fatto non solo, nemmeno più rubando il presente alle giovani generazioni, ma sta distruggendo il presente, gli sta negando il futuro, sta addirittura rischiando davvero di negare il futuro all'intera umanità, all'intero pianeta. Lo vediamo con la siccità che sta arrivando come ogni estate, ma in questo caso con ancora più violenza. Lo vediamo col modello di sviluppo che continua nonostante tutto a distruggere i territori, a portare avanti grandi opere inutili. Lo abbiamo visto anche dopo l'inizio, 2 anni di pandemia, quali fossero le priorità di questo governo: continuare con la TAV, continuare con le grandi opere nonostante i movimenti, nonostante la maggioranza della popolazione fosse contraria. Quali sono quindi le priorità di questo governo, della NATO, delle forze occidentali, dagli Stati Uniti all'Unione Europea? Sono quelli di tutelare solamente il profitto. Lo vediamo in un modo davvero scellerato, violento e miope, perché stanno cercando di distruggere tutto quello che ci è rimasto. Lo vediamo appunto con l'escalation che sta venendo portata avanti, lo vediamo perché anche rispetto alla guerra c'è tantissima ipocrisia. Oggi sembra che la guerra in Ucraina sia l'unica guerra esistente, e ha fatto bene Iana prima a ricordarlo. Nel nostro pianeta sono centinaia i conflitti esistenti in cui l'Occidente tendenzialmente li ha creati, non solo li ha creati appositamente. Ce le ricordiamo appunto i bombardamenti della NATO, ci ricordiamo da dove è partita la guerra in Ucraina 8 anni fa, nel 2014, quando gli Stati Uniti, la NATO e l'Unione Europea hanno fatto un colpo di Stato in un paese, cercando appunto, portando a quello che è il conflitto che poi ha avuto un'escalation con l'invasione russa. E lo vediamo anche con quali sono state dopo 30 anni di espansione della NATO ad est, e oggi ancora, nonostante la situazione sia così critica, la decisione di espandere ulteriormente la NATO Svezia e Finlandia. Appunto, lo vediamo anche l'ipocrisia
di questo modello, di queste forze occidentali che appunto da un lato inneggiano la democrazia e la libertà e poi contemporaneamente sono pronti a svendere quelle che sono le lotte, quelle che sono le vite intere di un popolo come il popolo curdo, in nome di cose, in nome sempre del profitto e in nome di interessi che non hanno niente a che vedere con la maggioranza della popolazione. Ancora una volta vediamo come, l'abbiamo visto nella pandemia in cui i lavoratori e le lavoratrici della sanità venivano dipinti come eroi e poi nel giorno successivo, nel momento in cui c'era la possibilità invece di mettere mano ai servizi, di aumentare le spese per quanto riguarda la sanità, non solo non sono state aumentate ma sono state tagliate e quindi gli eroi sono stati buttati nel cestino, l'abbiamo visto sempre per quanto riguarda il popolo curdo che è stato portato in palmo di mano dall'Occidente finché serviva, finché bloccava l'avanzata dell'ISIS e adesso appunto in nome della NATO, in nome di altri interessi vengono buttati un'altra volta nel cesso. Lo sappiamo qual è l'atteggiamento rispetto a tutte le guerre in cui l'Occidente le ha create e poi si girava dall'altra parte. E allora invece oggi noi pensiamo che ci sia da rimettere in campo un'opposizione netta a questa guerra, ribadire con forza che come la maggioranza della popolazione italiana siamo contrari all'invio di armi, siamo contrari alle sanzioni e all'aumento dell'escalation. Pensiamo che sia necessaria una soluzione diplomatica e la soluzione diplomatica non si fa prendendo un trenino come hanno fatto, facendo finta di fare delle trattative che non avrebbero portato a niente, perché una cosa criminale che sta succedendo e che vediamo che mentre ancora scendono le bombe, ancora la guerra avanza, cosa pensa di fare il presidente della Confindustria Bonomi? Pensa di andare a Kiev per contrattare, per fare interessi addirittura sulla ricostruzione dell'Ucraina? Questo è il modello scellerato in cui stiamo vivendo, questo è il mondo in cui ci vogliono costringere a vivere, che nega il futuro e distrugge il pianeta e ci sta portando davvero sull'orlo del baratro, sull'orlo della distruzione per l'intera umanità. Però dall'altra parte esiste anche invece chi si oppone a questa guerra, chi si oppone a questa idea di mondo che basa tutto sull'altare del profitto, del mercato e degli interessi di pochi. E a partire da queste piazze, ma a partire anche dagli esempi coraggiosi che i lavoratori e le lavoratrici, non solo in Italia, penso alla Grecia, ma penso anche all'Italia, hanno dimostrato incrociando le braccia, penso ai lavoratori dell'aeroporto di Pisa che hanno negato e si sono rifiutati di mandare armi in Ucraina, ma penso alle lotte che i portuali portano avanti in tutto il paese da anni contro l'invio di armi in altri paesi, non solo durante la guerra in Ucraina, perché la maggioranza della popolazione, i lavoratori e le lavoratrici sanno chi è che paga sempre i costi di questa guerra? E lo stiamo appunto già vedendo, se già dopo 2 anni di pandemia hanno approfittato di quella situazione cercando di ristrutturare le filiere produttive, accorciando le filiere produttive, cercando di ristrutturare il mondo del lavoro, tagliando ulteriormente nei servizi, nella salute e nell'istruzione, poi contemporaneamente, appunto, dopo 30 anni che ci hanno detto che i soldi non ci sono, poi puntualmente i soldi per le armi si trovano sempre. E l'abbiamo visto davvero in modo emblematico con i fondi del PNRR, dove stanno meno destinati e per che cosa, in cambio di che cosa, in cambio di riforme di cui stiamo già e staremo già pagando le conseguenze in questo momento, con l'aumento delle spese militari da un lato e con la riduzione invece delle spese in sanità e di istruzione. E allora con una chiusura sempre più democratica, lo ricordava sempre Liana prima, cosa le parole di Draghi dovrebbero farci raccapricciare, nel senso che siamo di fronte a una torsione democratica che fa spavento, non solo perché non è possibile più nessuna forma di dissenso, non solo perché da anni ormai grazie al Partito Democratico, grazie alla Lega, pensiamo ai famigerati decreti Salvini e decreti Minniti, i diritti di sciopero e i diritti dei lavoratori sono sempre più negati, ma anche perché anche in questo momento le voci di dissenso non sono previste, non è possibile dirsi contrari a questa guerra senza essere definiti come filo putiniani o senza essere appunto sbattuti in prima pagina. Ma lo abbiamo visto anche all'interno del Parlamento, nel momento in cui il Presidente del Consiglio ha il coraggio di dire che non deve riferire agli italiani e al Parlamento le sue decisioni, perché sennò sarebbe il Parlamento a commissariare il governo. Questo è un esempio chiarissimo di qual è la direzione dove ci vogliono portare. E allora a partire anche qua da oggi, a partire dalle voci che si oppongono a questa guerra e a dove ci vogliono portare, costruiamo un'opposizione forte a questo governo, ma costruiamo anche un fronte ampio pacifista che parli di diritti sociali, civili, che metta al centro gli interessi che sono della maggioranza della popolazione, dei giovani, degli sfruttati, dei migranti, senza fare distinzioni tra migranti di serie A e migranti di serie B, che metta al centro il diritto della salvaguardia del pianeta
e della vita intera, per parlare di un modello appunto che basi i propri cardini non sull'altare del profitto e del mercato, ma invece sull'interesse della maggioranza della popolazione. E allora, a partire anche qua da oggi, lanciamo appunto una sfida a tutti quelli che non si sentono rappresentati da quello che è questo governo, a quello che viene messo in campo, per dire chiaramente no alla guerra, per dire chiaramente no alla NATO, perché sappiamo anche benissimo quali sono l'aumento delle basi militari che vogliono portare nel nostro paese. Rappresenta davvero una minaccia a chi in questo paese lo vive. Già dire che l'Italia deve uscire dalla NATO e che la NATO deve uscire dall'Italia non è solamente uno slogan. Dire che bisogna abbassare le armi e alzare i salari non è uno slogan, è un progetto politico, è una proposta politica di rottura rispetto a quello che è l'esistente. Allora, a partire qua da adesso, costruiamo questa opposizione tutti insieme, con i lavoratori, le lavoratrici, i precari, gli sfruttati, i giovani a cui stanno negando il futuro, per costruire davvero insieme un'opposizione di cui non solo c'è necessità e c'è bisogno, ma è impellente. Dobbiamo avere la consapevolezza che partiamo noi a dare questo segno o non lo farà nessun altro al posto nostro. Allora, conquistiamoci millimetro dopo millimetro verso un nuovo orizzonte che parli di un modello basato su solidarietà e uguaglianza, e non appunto nella barbarie in cui ci vogliono rinchiudere. Grazie. Grazie Marta. Chiamerei a parlare Luigi De Magistris. Allora, buon pomeriggio. Oggi ho con orgoglio postato nuovamente la foto quando, da sindaco di Napoli, ho dato la cittadinanza onoraria a Abdou Ocalan, perché credo che oggi si è consumata nel nostro continente una vergogna, cioè si è consegnato un popolo, una battaglia, una lotta dell'autodeterminazione dei popoli femminista. Mi ricordo anche quando ho ospitato la capo partigiana di Kobane nel Rojava, al comune di Napoli, fui intimidito da Erdogan e dal governo italiano, ma abbiamo dimostrato che si può mantenere la schiena dritta quando si governa, anche rimanendo nelle istituzioni ma non piegandosi. Credo che il popolo curdo è stato sacrificato sull'espansione della NATO e nel considerare addirittura oggi Erdogan, che è un tiranno, un presunto mediatore nella guerra orrenda che si sta consumando in Ucraina. Molte volte ci sentiamo dire che non è vero che è stata violata la Costituzione nell'articolo 11, perché è un diritto, addirittura un dovere da parte dell'Europa armare la resistenza in Ucraina, perché si deve armare la resistenza. Allora, siccome tra le varie cittadinanze demmo anche quella al popolo palestinese, al suo presidente, ricambiato dalla cittadinanza che ho avuto e anche il passaporto palestinese, mi chiedo allora come mai i governi italiani nel corso degli anni non abbiano pensato di armare allora anche altre resistenze. Non regge questo argomento. Si confonde il diritto della resistenza del popolo ucraino, che oggettivamente e soggettivamente è un diritto, col fatto che noi dobbiamo entrare in guerra. Eppure quell'altra retorica mistificatrice e falsa, che lo facciamo per aiutare il popolo ucraino. Io mi sono messo personalmente ad ascoltare alla stazione Garibaldi di Napoli, perché a Napoli sono 25.000 ucraini, e in queste settimane sono arrivate donne e bambini. Non ce n'è stato una che abbia detto che sia favorevole all'armamento dei loro figli, dei loro mariti e dei loro parenti che stanno combattendo. Vogliono la pace. E io sono atterrito dalle parole che ho ascoltato in queste ore dal Presidente del Consiglio Draghi, da Stoltenberg, da Johnson e da Biden. Noi abbiamo deciso come governo di aumentare gli armamenti atomici e i cacciabombardieri nel nostro paese. Se noi fino a poco tempo fa eravamo un paese a sovranità limitata, perché mai nessun italiano si è potuto esprimere sulle basi nucleari nel nostro paese, ormai diventeremo per i prossimi 30 anni, se non ci sarà una mobilitazione senza precedenti nel nostro paese, subalterni non solo militarmente ma anche politicamente e anche economicamente. Basta vedere col gas. Eppure questa retorica dell'energia, quando noi prendevamo l'energia dai paesi del Nord Africa, Libia comprese, ma chi ha fatto la guerra in Libia? Chi ha fatto la guerra in Afghanistan?
Chi ha fatto la guerra in Iraq? Qual era la motivazione della guerra in Iraq? Che Saddam, che è un dittatore che non difendiamo, aveva le armi chimiche, salvo poi dover confessare dopo anni sia l'Inghilterra che gli Stati Uniti con Colin Powell e con Blair che era falsa la provetta che il segretario di Stato americano mostrò all'Organizzazione Nazioni Unite come prova falsa che Saddam aveva le armi chimiche. 500.000 bambini morti in Iraq, quella che era la guerra giusta, e la guerra in Afghanistan per liberarci dai talebani. Chi è che governa oggi in Afghanistan? I talebani. La Libia è fuori controllo, e la complicità dei governi occidentali sulle morti di sorelle e fratelli dalla pelle nera nel Mar Mediterraneo. Io trovo vergognoso questo razzismo di Stato sui rifugiati. Ben vengano tutte le donne e tutti gli uomini dell'Ucraina con la pelle chiara, gli occhi chiari e i capelli biondi. Ma quando quel governo, complice di crimini contro l'umanità, che vedeva il Conte 1 con Conte Presidente del Consiglio, Toninelli Ministro delle Infrastrutture, Di Maio Ministro degli Esteri e quel gran signore democratico di Salvini Ministro dell'Interno, mi ordinarono di essere complice di quelle morti chiudendo il porto di Napoli, e noi l'abbiamo lasciato aperto perché i porti non si chiudono quando la gente muore in mare. Questo significa governare per la fratellanza universale. Noi non prendiamo ordini da nessuno per se dobbiamo salvare una persona o piuttosto là. Ecco, è questa la nostra sfida. Poi basta con questi giochi di palazzo, Di Maio, Conte. Ma poi Conte ormai si è capito, glielo stiamo dicendo, non staccano perché stanno nel sistema, non possono staccare, perché c'è chi sta al guinzaglio degli americani, chi sta dei russi, chi è ricattato da là, chi è condizionato da quell'altra parte. Ma queste persone girano i supermercati. Se ti fai un giro oggi in un negozio a Napoli, io quindi non so di Bologna, parlo della mia città, la gente comincia a fare la selezione tra l'olio e il pane. Tra l'olio e il pane, i negozi chiudono perché non possono pagare le bollette. E chi è che ti aiuta in questi momenti? Ma perché esiste la mafia in Italia? Arrivano, non ti preoccupare, ti aiuto io, e ti mettono il cappio. Non ti preoccupare, c'è il negozio in difficoltà, ti aiuto io. Le mafie hanno liquidità, non hanno burocrazia, cercano consenso, economia di guerra, economia mafiosa, economia criminale. E perché vogliono la guerra infinita? Perché il capitalismo predatorio è in crisi, e se il capitalismo è in crisi deve puntare tutto il suo futuro sulla guerra, sugli arsenali, sulle bombe, sulle ricostruzioni, sul fossile, sul carbone, sul nucleare, sulla distruzione dell'ambiente. Non sono politici scellerati. Sono criminali! Quante morti producono in questo modo? Quante morti! Allora, se l'analisi è questa, e l'hanno detto pure le compagne prima, cioè, la democrazia oggi in Italia com'è messa? Noi abbiamo un Parlamento dove si discute. Iana va là, fa il suo intervento, una tra centinaia. Licio Gelli nella tomba ha un orgasmo. Lui disse che l'Italia non doveva essere una repubblica parlamentare, doveva essere una repubblica presidenziale. E oggi che siamo? Una repubblica presidenziale di fatto, con Draghi scelto negli ambienti euroatlantici, massonici. È quello. Perché abbiamo una stampa che riesce a stare ai polpacci di questo potere? No, sta là, certe volte a darle il megafono. Una magistratura, non ne parliamo, tra Palamara e dintorni, la marginalizzazione del dissenso, la criminalizzazione del dissenso, la restrizione delle libertà. Guardate che lo svuotamento della Costituzione in Italia non avverrà con i carri armati, arriva con la lenta dissoluzione, con prassi, comportamenti, leggi. È un disegno eversivo, e di fronte al disegno eversivo io conosco un solo anticorpo, quello che le masse popolari che si devono svegliare. Non si può stare col culetto seduto e con le mani pulite in tasca, non serve. Bisogna assumersi il coraggio, la responsabilità di immergersi nel conflitto, nelle lotte studentesche, nelle lotte operaie, contadine, pacifiste, ambientaliste. Avere persone che hanno il coraggio, la competenza e la voglia di caricarsi la responsabilità istituzionale.
Se noi riusciamo a creare una connessione in questo paese tra masse popolari e rappresentanza istituzionale che non tradisce, beh, a quel punto l'Italia può ritornare a essere un paese decisivo nel Mediterraneo. Perché noi sì siamo europei, ma siamo anche mediterranei. Noi abbiamo sicuramente la testa a Bruxelles, ma consentitemelo di dire, noi abbiamo un cuore molto mediterraneo. A noi non ci va di questa strategia dell'autonomia differenziata, dei poteri forti, delle oligarchie, delle disuguaglianze. L'altro giorno all'Assemblea Operaia dell'USB a Roma hanno fatto un'analisi perfetta di come l'Italia è l'ultimo paese dell'Unione Europea in cui i salari negli ultimi anni non solo non sono cresciuti, sono diminuiti. I ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri e il ceto medio che arriva con l'affanno del caldo di questi giorni e di un affanno senza soldi. Quindi io personalmente, di fronte a un'analisi di questo tipo, e chiudo, penso che noi abbiamo non il diritto di opporci, il dovere, il compito, la responsabilità, la voglia di metterci insieme. Proviamo a mettere insieme una volta tanto. Che si può fare, vi assicuro. Io non so come, lo so che non c'entra un cacchio con quello che stiamo dicendo, ma in una città che però non è proprio l'ultimo paesello del nostro paese, che si chiama Napoli, la città più difficile d'Italia, governare quasi 11 anni, avendo all'opposizione PD, 5 Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, forse Draghi si è anche un po' ispirato a questa esperienza, ma vederli all'opposizione e governare con la gente che si è rimessa a camminare, con la sinistra incredibilmente unita, ovviamente la sinistra non è il PD perché non è un partito di sinistra, tutto quello che sta dall'altra parte ci indica una strada, che è la strada dell'autonomia, dell'autodeterminazione, della lotta, del non tradimento e dell'attuazione della Costituzione nata dalla resistenza al nazifascismo. Quindi antifascisti, contro il liberismo, per la giustizia sociale, la giustizia ambientale, la fratellanza universale, contro le disuguaglianze, per l'Europa delle persone e del disarmo, per un mondo senza la civiltà dell'odio, del rancore e delle contrapposizioni, senza gabbie, senza mura, mettendo in campo passione, entusiasmo e amore. Però dobbiamo contaminare camminando, contaminare in positivo, cioè con l'energia. Non possiamo stare solo sui social, fare liturgie di incontri che vanno all'infinito. A me piace fare politica soprattutto tra la gente, a cominciare dalle periferie, dalle aree interne, dai luoghi degradati, dove sembra che la gente all'inizio lo guarda e dice: questo è pazzo, questi che cosa pensano, che si può cambiare il mondo? Da soli non si cambia, ma se insieme ci mettiamo a lottare, la storia in genere non la scrivono i governi, la scrivono i popoli, quindi abbiamo anche un'assunzione di responsabilità in un momento così difficile. Credo bisogna lottare, e quel signore a cui tanto mi sono ispirato da ragazzo, ma ancora adesso devo dire la verità, come il vino che andando avanti non peggiora, se stiamo fermi e non lottiamo, perdiamo sicuramente, se lottiamo potremmo anche vincere. Grazie. Grazie Luigi. Ovviamente il microfono adesso è aperto per chiunque volesse intervenire.